camere. Ordine, ti vi interrogo tutti! Certo che voi attori lo prendete proprio sul serio al vostro lavoro. Mi fate un male! Non mi toccare. Lo scherzo è finito. Ora vattene. Tu sai che io so che tu sai. Vattene! Tu puoi urlare quanto vuoi. Tanto lo sai benissimo. Fate tutte così. Poi vi arrendete all'evidenza. Io! Io! Sono più forte di voi! Noi siamo invincibili. Voi? Io e le mie solline autoimmuni. Sono membro onorario del club. Tra tutte le sindrome però io sono il più. Raffinato. Sì, lo so, lo so. La sclerosi multipla, il lupus e l'eritematoso sistemico, sì, sono più famosi di me, però. Però a me piace questo essere raro. Non so, lo trovo un valore aggiunto. Tu no? Non ti senti una prescelta? Ho un tumore al cervello, vero? No, io non sono del tipo che uccide. Però posso renderti la vita veramente una merda. Mi piace di più così. Sai, certe volte penso all'HIV. È presente l'AIDS. Ecco, che sia più potente di me, sono più potente di me. Poi vedo voi soffrire anima e corpo a causa mia e la mia autostima riprende subito quota. Prima colpisco gli occhi. Sai bene di cosa parlo, vero? Quella sensazione di bruciore continuo, la sabbia negli occhi, grazie a me, lei non ha più lacrime da versare. Poi, asciugo la bocca. Quando mangia non riesce più a deglutire. Il cibo diventa difficile da mandare giù. È terrorizzata a mangiare in mezzo alla gente. Ha paura di morire soffocata. Di notte la bocca è talmente arida che sembra prendere fuoco. No, non è possibile. Io ti ho toccato. Le braccia non si possono toccare. Rilassati. Io ti ho parlato. Rilassati. Guarda che con le braccia non si può parlare. Rilassati! Col tempo riuscirà ad accettare tutto. Forse sei d'accordo con mio marito. Sei d'accordo con mio marito per farmi impazzire. Non ci credi nemmeno tu. Volete sapere come avanzo? Attacco lo stomaco. Il poco cibo che riesce a mandare giù, io lo rendo un macigno. Mi piace prendermela anche con le ghiandole delle vie respiratorie. Quante volte ti manca il respiro? Là? Non riesci più a respirare, non ti entra più l'aria dei polmoni. E quando stai per soffocare... Io la lascio riprendere a respirare, io non uccido. Il mio cavallo di battaglia. Prendermela con le sue parti intime. Adoro. Scordati notti d'amore folli con improbabili amanti. Sei arida come un deserto. Accetta la realtà. Sei mia, non hai scampo! I medici mi cureranno. Io andrò in ospedale e là si prenderanno cura di me. La scienza della medicina oggi può tutto. Io ho fiducia nella medicina. Sì. Ho tanta fiducia nella medicina.